Bentrovati. Oggi Kailen ci porta in Austria. Seguiamolo. Ciao Furio, ciao a tutti, ben arrivati nel garage di Kailen Logan. Andiamo avanti un po' con l'idea di viaggiare un po' con una moto, con un weekend, diciamo, per spostarsi con la famiglia, con gli amici. Pensavo di andare in Austria. Non Salisburgo, non Vienna, non Innsbruck, ma non Villach, ma andare in un piccolo paesino patrimonio dell'UNESCO che si chiama Hallstatt. Oltre che essere un bellissimo paese, lo scorcio, la foto, quello che volete, vi rende un'atmosfera eccezionale. Fra l'altro sarebbe carino non arrivare direttamente in auto a Hallstatt, ma andare dall'altra parte del lago, prendere il traghetto, arrivare con il traghetto a Hallstatt e poi rimanere nel paese. In questo paese poi c'è in alto la miniera di sale più vecchia del mondo, scoperta fra l'altro gli egiziani mentre estraevano il bronzo dalla montagna, trovarono questa miniera di sale. Visto che siete lì vicino, parecchio in alto, ci sono le Five Fingers, questa terrazza fatta appunto con 5 dita, Five Fingers, che vi permette di vedere un bellissimo panorama del lago. E poi spostandosi volendo da lì potremo andare a Bad Minderhof, dove c'è una delle terme bellissime e si avvicina comunque alla tappa, a mio avviso, per poter chiudere l'anello, che è quello del, io il giorno successivo farei Darkstein, che è una dove c'è la terrazza fatta di vetro, dove c'è un museo di ghiaccio all'interno di un ghiacciaio, dove trovate le statue di ghiaccio, veramente c'è il trono, c'è Venezia di ghiaccio, c'è la Torre Eiffel di ghiaccio. Quindi si sale su da quella funivia e facciamo questo ponte sospeso e poi questo razzo di vetro e poi questa miniera di questo museo di ghiaccio. Il tutto è girare intorno a una piccola zona che, se poi uno gli avanza un po' di tempo, potrebbe tentare un tragitto dritto verso appunto Salisburgo, oppure mentre torna a casa fermarsi ad Innsbruck, ed oltre che vedere Innsbruck potrebbe essere carino fermarsi qualche minuto a un paesino accanto di Antwerpen e farsi anche la casa rovesciata, che diciamo di per sé è una cosa semplice, comunque niente di complesso, però l'architetto che ha pensato di creare appunto questa casa al rovescio ha messo a disposizione di chi la va a trovare la possibilità di fare qualche simpatica foto al rovescio. E la cosa strana, vi dico onestamente, appena si entra in questa casa c'è il fatto che dà un po' di mal d'auto, siamo oltre che rovesciata anche leggermente inclinata, un piccolo disturbo in effetti lo dà, perché cambia la prospettiva, cambia tutto. Il tutto in 3-4 giorni di viaggio può prendersi la possibilità di vedere una parte dell'Austria particolare con delle foto, dei ricordi da condividere con gli amici che non sono comuni. Ovviamente in auto, in moto, in famiglia, con la fidanzata, viaggiare è sempre un piacere perché arricchisce. Io come sempre non voglio essere esaustivo e la rete offre sicuramente più informazioni di me, io voglio solo stuzzicarvi. Detto questo, un saluto e a presto dal garage di Kailen Logan. A presto. Grazie Kailen, e noi ci vediamo fra 7 giorni. Bye bye.